Buonasera e bentrovati alla nuova edizione del TG Aspiri News, organo informativo della trasmissione Aspirina. Buonasera. In apertura ci occupiamo di turismo e delle nostre spiagge più vicine, perché un accordo tra le amministrazioni di Sassari e Alghero introduce diverse novità per i bagnanti. Sentiremo le assessore con deleghe al turismo per Sassari, Raffaella Sau, per Alghero, Gabriele Esposito, quest'ultima stranamente dimissionaria dopo le ultime dichiarazioni che esporranno appunto queste novità sul settore balneare. E la verità è che dall'anno scorso ci sono giunte un sacco di lamentazioni da parte dei bagnanti e anche degli spiaggianti che dicono giustamente che se uno non ha voglia di portarsi l'ombrellone da casa, non è che se ne deve andare a casa bruciato o andare a liquidare con l'isolazione. Quindi è giusto che trovi qualcuno che l'ombra gliela venda, perché l'ombra è un diritto che è sancito dal protocollo Sassari Alghero sull'ombra, ma abbiamo introdotto anche altre figure. Il primo è la figura del tappabuchi, che si occuperà di tappare i buchi che i bambini fanno in spiaggia per giocare e coi quali la gente si bodrunca all'anca o strampare a bocca a terra, slogandosi caviglie o fracassandosi la faccia e quindi rovinandosi l'estate. Un'altra figura fondamentale è quella della persona che si occuperà di togliere dalla spiaggia oggetti appuntiti, punzoni, vetri rotti, conchiglie a punta e tutti i materiali con i quali la gente si può sciumpiare e andare in giro per la spiaggia sanguroni che sporca pure l'arenile. Queste figure le abbiamo selezionate tra i vari esponenti delle associazioni culturali di Sassari. In realtà, altre figure che si è dimenticato l'assessora di dire sono il pulitore di catrame dai piedi e l'indennità speciale che è spettante al bagnino che deve stare tutto il giorno senza mangiando perché sennò non si può fare il bagno a salvare i bambini e l'altra gente. E alla fine volevo fare un appello alla guardia costiera che quando sono in topless di non guardarmi. E un altro appello ancora invece lo rivolgiamo ai cinghiali marini, che sono quella specie di cinghiali che sfracassano le balene naviganti chiedendo con insistenza da mangiare. E ci occupiamo ancora di spiagge e di bagnanti, ma questa volta dal punto di vista del comune di Sorso che ha fatto del suo litorale un'oasi naturalistica. Il sindaco Giuseppe Morgan ci illustrerà i progetti per raggiungere le spiagge direttamente da Sorso, mentre per i bagnanti delle altre città le difficoltà potrebbero essere parecchie. Sentiamo. Ma la notizia c'è vera, con la firma del direttore generale di Ripperi, la delibera è attiva e adesso Sorso avrà una sua funivia che porterà la gente al mare fino ai pettini, che si fermerà anche a mezza strada a godere il panorama, che potrà avere insomma mille funzioni che ancora non sappiamo, che però alla fine l'importante è che i sussichi andiano a mare i burandi, i risalsaresi si buoni i vini, si zaccari rubacheggio. A parte che poni i vini buru in macchina a sosso, zaccarsi rubacheggio in occhio, e poi rivembo pura e di cura funivia. Senza contare che si può pigliare a noleggio una bicicletta, no? Chi va per modo, blue bike, scegli da me pare si chiama. Però io non so cosa avete compreso una cosa, chiaro che stiamo realizzando un'oasi. E non è che nell'oasi vanno tutti, vi va a cavare la macchina che attraversa la spiaggia, altrimenti sei un beduino. Bene, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, vi lasciamo ora alla programmazione di Aspirina con la terza parte del film Lizzeri Sindaco. Prima di salutarvi, vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina Facebook e vi ricordiamo che potete rivedere le edizioni di Aspiri News sul nostro canale YouTube, mentre potete guardare le puntate complete in TV ogni martedì e ogni venerdì dopo tutte le edizioni del TG di Canale 12 a partire dalle 14. E potete seguire anche la nostra emittente sul vostro smartphone sul sito wifitv.tv. Buona serata. Arrivederci. Grazie.